Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi sono imbattuto in un video di Red Ronnie dove lui parla di Sanremo 2020, di quest'anno, e vorrei condividere con voi quello che è un po' il suo pensiero, che mi trova d'accordo su tanti aspetti, e quindi cercare di divulgare un po' quello che è il pensiero di Red Ronnie e quello che sta accadendo un po' nel panorama della musica italiana in questo momento. Cantare in libertà. Bene ragazzi, parliamo un attimo del Festival di Sanremo 2020. Vorrei con voi condividere un po' questo pensiero perché Amadeus, tra tutti gli artisti che parteciperanno e canteranno al festival, ha invitato anche a partecipare Junior Kelly, che è un rapper mascherato. E che porterà un pezzo a Sanremo che si chiama No Grazie, va bene, fino a qua non c'è problema perché il testo non è così violento come lui però è abituato solitamente fare. Quindi quello che giustamente Red Ronnie dice, i ragazzi, i ragazzini soprattutto, quando vedranno un cantante così mascherato sul palco e gli si dà così molto spazio, Sanremo sappiamo che è una vetrina importante. Sicuramente lo andranno a cercare sul web e potranno trovare tutto su di lui, compreso gli altri testi che lui scrive, che non sono proprio bellissimi. Vediamo un attimo questo pezzettino. Vediamo il testo di quello che la RAI, Amadeus, Salini hanno invitato sul palco di Sanremo e sarà stato sdoganato, perché quando lo vedono sul palco di Sanremo, con la maschera, che sembra un supereroe, perché bisogna anche vedere il contesto, i ragazzini lo vanno a cercare e leggono il testo di Strega. Ecco, allora, guardate. Questo è il supereroe, questo è Junior Kelly. Si presenta così. I ragazzini sono affascinati da questa immagine, no? Bene, allora. Robin Hood deruba i ricchi, Malibu limone spicchi. Si fanno storie con 40 fighe, ma poi arrivo io, quindi non ficchi. Dentro gioco, chiappe strette, amici rapper, solo marchette. Sì, li ho uccisi tutti quanti io. Li ho uccisi, signor Manel, gliel'ho servita come hanno fatto loro, su un piatto caldo. Testa alta quando ti parlo, guardami in faccia quando ti parlo. Mi hanno sfidata, è stata una cazzata, come quando scopi e ti togli in ritardo. Lei si chiama Gioia, ma beve, poi ingoia. Bella, mezza nuda, dopo te la dà. Si chiama Gioia perché fa la troia. Sì, per la gioia di mamma e papà. Questo frate non sa cosa dice. Porca troia, quanto cazzo chiacchiera. L'ho ammazzato, le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera. Vieni a vedere che bella lupa di bere tutta la notte, eccetera. Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloci. Questi sono i messaggi, no? La loro mandibola. Ho fatto un'orgia, frate, dentro casa, ma succhiarmi il cazzo non c'erano gruppi, ma metà della scena italiana. Fanculo l'Italia, fanculo ogni membro della polizia. Ci sono dentro con lo sguardo, mio padre entra dentro una farmacia. Siamo streghe libere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è Junior Kelly, ragazzi. Nel video picchia questa. La Lega. Io non lo faccio vedere il video. Io sono un insegnante di canto, faccio questo lavoro e da me vengono tanti ragazzini e vi assicuro che ascoltano moltissimo il rap, il trap, la trap e questo è molto pericoloso se non gli si dà dei giusti riferimenti, perché quel genere è un genere bellissimo, a me piace, piace moltissimo il rap e ci sono tanti artisti validi che scrivono testi importanti, che sono davvero profondi. Però attenzione soprattutto ai genitori a guidare i vostri figli e a seguirli, perché invece ci sono artisti che nei testi raccontano una violenza troppo cruda per un ragazzino così piccolo. Un altro pensiero importante è come è avvenuta questa selezione di Sanremo. Noi sappiamo benissimo che per fare Sanremo ci vogliono le case discografiche, ci vuole, non è semplicissimo, sei bravo, vai a Sanremo. Perché molti mi dicono perché non vai a Sanremo? Non è così facile. La selezione musicale, come è stata fatta a Sanremo? In base a quale criterio? Avete capito che stiamo mandando a Sanremo? Cioè, il signor Amadeus, che di musica non capisce un emerito cazzo, fa il conduttore di cose di quiz, non capisce niente. Come ha fatto il cast del Festival di Sanremo? Subendo influenze, visto gli management che ci sono dietro a questi artisti, chiaramente subendo influenze. E poi prendendo le visualizzazioni, questo fa 4 milioni, portiamolo. La Lamborghini sculete il culo, farà parlare, portiamola. Questo Achille Lauro, di nuovo a Sanremo.
di nuovo a Sanremo. Ripeto, per me la musica deve essere libera, una forma d'arte, quindi ognuno si può esprimere, ovviamente senza dare degli esempi brutti, cattivi e così estremi, perché questo sicuramente un ragazzino cercherà di imitarlo. Io e i miei idoli cercavo di imitarli. E quando i miei genitori dicevano non fumare, loro lo dicevano, ma loro stessi fumavano, quindi io ho sempre imitato loro e fumavo anch'io. Poi per fortuna ho smesso, però voglio dire, noi siamo portati più a seguire gli esempi che le persone ci danno e non le parole. Quindi se un ragazzino ascolta un rapper che parla di omicidio e parla di violenza, di stupro e tutto il resto, un ragazzino penserà che quello probabilmente può essere normale e cercherà poi di imitarlo, probabilmente. Quindi stiamo molto attenti a quello che succede oggi sul web. Ma porca puttana, cioè dice, ma che cosa stanno ascoltando i nostri figli? Poi ci meravigliamo, diciamo, ma com'è possibile che dei ragazzini di 14 anni stuprano la loro coetanea, la filmano, mettono il video online? Com'è possibile? Perché? Perché i loro esempi sono sfera e basta. D'altra parte, se va a X Factor vuol dire che va bene scrivere queste cose. Schioffi, d'altra parte, se va a cosa quello qua, è l'articolo che Grazia ha fatto su Schioffi, ok? Bene. Allora, vi leggo un po' di testi che fa, dice: la sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi. Non parlare, brutta cagna, che da oggi sono un cane anch'io. Non mi hai mai voluto dare il culo, adesso me lo prendo, porco e la bestemmia. Che troia, lurida puttana, zicca, zitta, affogo. Sborro dentro la tua bara, sì, perché l'ha uccisa. Dormi adesso, la collana che costava troppo. Adesso dimmi che mi ami, visto che l'ho presa e te la sto stringendo al collo. Hai capito? Poi lui dice, per sdoganarlo, hai capito? Volevo far apparire tutt'altro rispetto a quello che si dice. Fare una cosa contro la violenza. Mi piace scrivere cose strane, raccontare storie folli. L'ho sempre fatto. Quella volta l'ho fatto esagerando forse un po' troppo, ma non sono maschilista. Però sta tipo vuol fare, se altre canzoni sue sono: sta tipo vuol fare la scema, la rigiro finché la giro di schiena. Disegno una mezzaluna in fondo schiena, così quando me la inculo facciamo la luna piena. Succhiami, un testo, una canzone, succhiami, no? Succhiami, l'uccello vai via. Psicopatico, dove canta: se fossi un psicopatico girerei in mutande con una pistola davanti a qualsiasi donna, porterei le mignotte dentro la chiesa solo potermi fare una pompa della Madonna. Ecco, uno che scrive queste canzoni. Ok? Poi dopo lui dice: no, ma io non sono così. Però una giornalista di DL lo ha criticato e lui gli ha risposto: ecco la dolcezza con questo Schioffi che è ad amici. Questo è concorrente di amici, eh? Siete una massa di mongoloidi, porca troia, femministe care, siete una massa di idiote, una massa di imbecilli, di handicappate, vi piscio in testa, dovete scopare di più, andate a lavorare e scopate di più, fatevi una vita, scopate, mandate i vostri figli, testa di cazzo, coglione, siete malate di mente, se questa storia va avanti vi faccio passare dei guai, vi tappo la bocca. Bene ragazzi, io proprio da insegnante, ma proprio da persona civile, mi sono sentito in dovere di condividere con voi questo pensiero di Red Ronnie e lui ovviamente dice di divulgare questo per far sì che si conosca un po' quello che è il panorama musicale e quindi io vi direi di continuare a condividere questi video e questi messaggi in modo che ognuno di noi possa dare un contributo affinché la voce si propaghi. Anche perché se ognuno di noi fa un gesto in questa direzione, alla fine la forza arriva davvero grande e si potrà parlare di questo. Aiutiamo la musica a continuare ad essere una forma d'arte libera, ma soprattutto pulita. Grazie e al prossimo video.